Canzone dal titolo Steven Seagal, ti sei trasferito a Trento in provincia di Violenza. La gente ti ha stimato fin da subito. Adesso ti fai chiamare signor Pitone d'Acciaio, in ricordo delle vittime del centro storico. Di Carlo Maria Rogito. Prima parte. Egregio ambasciatore di morte. Della quale porti avanti anche il discorso contabilità, nonostante hai tutte le carte in regola per distruggere gran parte del popolo filippino, di cui abbiamo una diapositiva. Ci vengono a rubare il mestiere, e le nostre femmine, si nutrono principalmente di grappa veneta. Sei amico di poveri, / ragazzi rumeni, del quale condividi la capigliatura, oltre che lo stile inconfondibile. Agli anziani li aiuti concretamente, col tuo mestiere di attore non protagonista, infatti dedichi spesso i film alla debolezza. Alcuni esempi. Infiltrato speciale, nel discorso casa di cura. Programmato per uccidere, a quello. Sfida contro l'alta quota. Prossimo obiettivo, non mi ricordo. Pensione minima, violenza massima. E infatti se ci fai caso, gli anziani nei tuoi film non li chiamano semplicemente anziani, bensì, ragazzotto che si trova perfettamente a suo agio in mezzo alla propria urina, proprio per un discorso di rispetto, come da contratto. Domani a 100 vetrine sta la puntata dove Ettore Ferri cede la holding al Subsonica. Anita Ferri per il dispiacere compra un elicottero, scala 1 a 500. Con l'arricavato dei film, non li vai spendendo a bevande come Stallone. O peggio a Fendine, come Stallone. Ma costruisci diversi ospedali e scuole in Africa, per imparare ai bambini a difendersi dall'AIDS. Grazie al meraviglioso mondo della matematica, del quale porti avanti anche il discorso contabilità. Vivo sotto al Baobab, in un famoso villaggio africano. La mia gabbana prende 3 tag. Il mio attore preferito è Don Matteo. Quando siamo a tavola si discute solo di macchine. Nonno sviene spesso verso quell'ora e le visure catastali al comune sono gratis. Insomma, come vedi, stiamo vivendo bene grazie al boom economico che ci inviano dall'Italia.